Siamo in un luogo tanto caro ai figli spirituali di Padre Pio, un luogo tanto caro allo stesso Padre Pio da Pietrelcina, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, un luogo tanto caro anche agli stessi confratelli di Padre Pio, ai frati minori cappuccini. In questo luogo, il posto del matroneo dove Padre Pio ogni giorno dalle 11 alle 12 passava un'ora in preghiera davanti a Gesù sacramentato. Al cospetto di questo grandioso mosaico rappresentante la Madonna delle Grazie. Seduto su una povera sedia, con la fronte adagiata sulle braccia, appoggiate su di un umile inginocchiatoio, Padre Pio sprofondava nella preghiera, meditando, contemplando i misteri di Gesù e Maria i fedeli in silenzio in chiesa seguivano ogni sguardo, ogni movimento, ogni gesto e si univano spiritualmente a Padre Pio nell'elevazione della mente a Dio, trascinati proprio dal suo esempio, coinvolti da lui in questo mistico, potremmo dire proprio così, mistico atteggiamento. Il mosaico rappresenta la Madonna col bambino tra le braccia e uno stuolo di angeli a sinistra e a destra. La figura e devota gli angeli avvolti in lunghissime. E variopinte vesti fissano estasiati eh, lo sguardo sull'autore della grazia, sulla di lui benedetta madre. Eh, forse previde questa scena quando era a Pietrelcina, la mattina di domenica 20 luglio 1913, quando ebbe quella mirabile visione descritta proprio da lui stesso. Il mio spirito si è sentito trasportato da una forza superiore in una spaziosissima stanza tutta folgo di luce vivissima. Eh, su di un alto trono tempestato di gemme vidi assisa una signora di rara bellezza. Eh, questa è la Vergine Santissima, avendo in grembo il bambino, il quale aveva un atteggiamento maestoso, un volto splendido, luminoso, più del sole, intorno una gran moltitudine di angeli sotto forme assai splendenti. Questo è quello che scriveva Padre Pio in quella straordinaria giornata di visione a Pietrelcina. Ma cosa pensava Padre Pio durante quell'ora di preghiera davanti a questa immagine, in questo luogo? dalle 11 alle 12. Beh il segreto indubbiamente ci sarà eh, svelato soltanto in cielo ma forse possiamo anche abbozzarlo. Eh, possiamo abbozzare una risposta che trova proprio nel suo epistolario, in una, sale, in una sua lettera, una lettera scritta a Padre Agostino, il 6 maggio del 1913, una vera e propria risposta. Perché lo stesso Padre Pio affermava che quando eh, si trovava la presenza sua e a quella di Gesù eh, era costretto ad esclamare. Dove sono? Dove mi trovo? Chi è che mi sta vicino? Mi sento tutto bruciare, senza fuoco, mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre, senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono, mille fiamme mi consumano, sento di morire continuamente, eppure, scrive Padre Pio, spur sempre vivo. E potremmo dire che questi sono i pensieri che occupavano la sua mente, occupavano la mente di Padre Pio in quella giornata, in quel giorno, in quelle giornate che, eh, di preghiera proprio in questo luogo, mentre era in assidua eh, preghiera dinanzi a questo straordinario mosaico della Madonna delle Grazie.